Si torna a parlare di rigassificatore in consiglio provinciale ad Agrigento. L'argomento ha caratterizzato gran parte della seduta di ieri sera dell'assemblea che si è riunita per discutere e approvare 18 punti. Le interrogazioni sul rigassificatore e sulle procedure anomale messe in atto dal presidente della provincia, Eugenio Dorsi, portano la firma degli oppositori, Roberto Gallo, Nino Spoto e Carmelo Avarello. Intanto la mancanza del presidente per la terza volta consecutiva durante la trattazione di questi argomenti che attengono al rigassificatore di Porto Empedocle per carità, sicuramente sarà impegnato in pregressi, diciamo, e urgenti fatti istituzionali, non dubito, però insomma queste tre mancanze consecutive mi lasciano molto amareggiato. Avrebbe dovuto venire qui immediatamente e farsi carico in prima persona di rispondere lui, tenuto conto che è il capo dell'amministrazione, amministrazione che sta prendendo una posizione molto strana, molto equivoca, ovvero ricordo il mandato dato all'avvocato per costituirsi in giudizio assieme agli altri enti, sia pubblici, il Comune di Agrigento, che gli altri enti, le altre associazioni, per cercare di, come dire, riuscire a tamponare questo tentativo di costruire questo rigassificatore. Secondo me ci sono delle buone possibilità se tutti siamo insieme, e invece cosa fa? Due giorni prima della presentazione in giudizio al TAR del Lazio, revoca il mandato al legale, una cosa stranissima. Ci si risponde che ci si è resi conto che la posizione era diversa. Voi capite che un discorso che non sta in piedi, sì, può succedere, però non dovrebbe succedere un presidente della provincia di una cosa del genere. Quindi sono molto amareggiato, preoccupato, perché già sono successi fatti molto più gravi a livello regionale. Lo stesso presidente della regione Lombardo aveva tenuto un comportamento di questo tipo e poi ci ha ripensato. Siccome si tratta di un territorio che la cui presenza di una struttura del genere porterebbe tantissimi danni, altro che vantaggi, rischiamo di perdere il sito UNESCO, rischiamo che tanti tour operator trasferiscano i loro viaggi in altre zone, perché qui sarà ricordato come la città del rigassificatore. Rischiamo una industrializzazione di una zona che ha una vocazione totalmente diversa dall'industrializzazione, altro che posti di lavoro. Una risposta evasiva da parte dell'amministrazione. È grave che non ha risposto il presidente, ma ha fatto rispondere il vicepresidente. Una risposta, come dicevo prima, evasiva, una risposta che non tiene conto del consiglio provinciale che si era espresso contro la costruzione del rigassificatore a Porto Empedocle. Oggi noi assistiamo che la volontà dei cittadini praticamente è stata cambiata. Noi rappresentiamo i cittadini che ci hanno portato qua in Aula Giglia, ci hanno chiesto di mettere tutto per non fare il rigassificatore a Porto Empedocle. Noi con una maggioranza trasversale, sia di destra che di sinistra, il Consiglio provinciale ha deciso di contro la costruzione del rigassificatore, e oggi l'amministrazione provinciale con un colpo di mano non si costituisce in giudizio. È un caso grave, un caso che sicuramente noi andremo avanti per le nostre vie legali, faremo una battaglia legale, però purtroppo l'amministrazione provinciale ha deciso di non costituirsi in giudizio e, ripeto, un fatto grave. E l'amministrazione provinciale vuole il rigassificatore a Porto Empedocle. La sinistra e parte dei consiglieri di maggioranza, non vogliono il rigassificatore a Porto Empedocle. Ritengo che c'è da rimanere allibiti per quanto riguarda la risposta che ha dato il vicepresidente, e non si sa perché non viene il presidente a rispondere a questa interrogazione. Il tema del rigassificatore è stato da tempo dibattuto. È stato dibattuto in consiglio provinciale, e il consiglio provinciale, alla unanimità dei presenti, c'è stato un consiglio straordinario, ha detto no al rigassificatore, perché riteniamo che il rigassificatore a Porto Empedocle faccia solamente danno, non solo all'ambiente, ma anche per eventuali, abbiamo detto diverse volte, esplosioni che possono capitare per fuga di gas. Oggi viene il vicepresidente a venirci a dire che questa amministrazione è favorevole al rigassificatore, contrariamente a quanto aveva stabilito il Consiglio provinciale. Quindi abbiamo anche la maggioranza dei consiglieri provinciali che sostengono questo presidente. Quindi vorremmo capire qual è la volontà reale del presidente, se questa volontà di andare a non costituirsi parte civile è una volontà che proviene da se stesso, oppure se abbia consultato le forze politiche che lo sorreggono, visto che il Consiglio provinciale, i suoi consiglieri di maggioranza hanno votato contro al rigassificatore. Talvolta
quando si è nelle varie conferenze, in dibattiti pubblici, si dice sempre siamo contrari al rigassificatore, alle centrali atomiche. Oggi qualcuno viene a dire che queste cose possono portare benefici e possono portare al lavoro in provincia di Agrigento. Non sono queste, io ritengo, le cose che possono portare sviluppo e turismo in provincia di Agrigento. Molto probabilmente gli atti della seduta saranno trasmessi alla Procura della Repubblica in merito alle indagini che sono state avviate dalla Direzione Investigativa Antimafia e che coinvolgono il presidente Dorsi, denunciato da un ambientalista di Agrigento.